video ASMR. No, aspetta. Allora. Ciao. Benvenuti a questo nuovo video. Ce ne saranno, spero, un po' di più ma prossimamente, perché l'estate è un disastro atomico, nel senso che c'è sempre, almeno per fortuna io ho tanto lavoro e per fortuna sto lavorando, per fortuna sono sempre in campo, devo tagliare l'erba santa, e è veramente difficile trovare il tempo libero, perché tipo i miei orari di lavoro sono 6-7 di partenza, oggi ho iniziato alle 6, finiamo per le 10, poi fa troppo caldo, poi faccio cose tipo vivo, poi fa caldo, poi fa caldissimo, poi tipo abbiocco post pranzo mentre fa caldissimo, e poi si riparte tipo 5-6 in avanti fino a che c'è speranza, tipo stasera devo finire per le 10, quindi giornata tipo impegnativa, e questo comporta il fatto che io abbia poco tempo, e mi scuso se ne ho fatti pochi, probabilmente non è così importante, però a me piace, mi è piaciuto un sacco fare video durante la prima quarantena, il giorno tutto quanto, e cercavo di trovare un ritmo durante appunto la routine, ma è difficilissimo. Ovviamente ho parecchi format, ma mi viene veramente difficile trovare la motivazione a farlo, perché quando c'ho la motivazione mi piacerebbe lavorare per i miei cani, quindi poi lavoro i miei cani, poi la mia testa si esaurisce e poi ricomincia il ciclo, quindi ciao. Allora, questo era più un video generico, nel senso che mi piacerebbe parlare con voi, per chi ascolta, per chi guarda, in maniera più colloquiale e più simpatizzante, per fare due chiacchiere, anche perché negli orari in cui io potrei essere libero per le dirette sono molto 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 scomodi, tipo dopo pranzo, e capisco e comprendo che non sia molto problema. Abbiamo in mente di fare delle interviste, come ci rispondono alle nostre chiamate, aiuto alle armi, aiuta, e quindi da quel punto di vista per ora siamo un po' in stallo, anche perché l'estate di per sé è anche più difficile lavorare i cani, fa caldo, è più difficile montare un discorso di addestramento, soprattutto allora l'educazione base tanto quanto, va bene più o meno sempre, l'addestramento chi è già avanti tanto quanti, i cuccioli patiscono un po', di base si lavora sempre, però vi ricordo sempre che io lavoro a Candiolo sotto Torino, e tipo nel senso buono il buco del culo della pianura padana, molto ovviamente, perché tipo l'inizio, la punta inizia da lì, la pianura inizia da lì, e fa un'umidità che quando c'è, adesso c'è più o meno il tramonto per le 9:20, 9:30 più o meno, e sale su un'umidità, uno sciame di zanzare, proprio manca solo, non so, le 7 disgrazie di vino, cioè un casino, quindi ciao. Siamo qui, siamo tutti qui, vediamo, facciamo, diciamo, e siamo pronti per parlare, almeno mi piacerebbe parlare con voi, mi piacerebbe parlare di questo periodo, mi piacerebbe parlare anche delle grandi svolte in modeling, ricerca, mi piacerebbe parlare di quello che sta succedendo, quello che succederà, quello che potrebbe essere più interessante, quello che potrebbe essere una cosa anche normale, però dal punto di vista pratico, le gare sono andate bene, le gare sono andate per me benissimo. Io allora Pike ancora non ha fatto niente, abbiamo portato di base sempre il signor Bacci, che Strong, è andato molto molto bene ad Asti a fine maggio, è andato molto molto bene in quella gara, ha fatto un secondo posto meritato, il cane si è dimostrato bene, soprattutto lui veniva da una pausa di 6 mesi perché si era fatto male un ginocchio lui, persona, e quindi da quel punto di vista avevamo non troppo tempo per preparare la gara, anche perché in questo periodo c'è un po' meno tempo quando ti dicono oddio c'è la gara, oddio si può andare, quindi quando certificano che la gara arriva si lavora per taglio, comunque vabbè, ok, è un cane rodato, però da quel punto di vista è sempre una sfida portare un cane che non c'è sempre molta emozione, che è andato bene, ha fatto 188,5, ha preso il podio, complimenti dalle persone che l'hanno visto, giudici, tutto quanto, bellissima giornata. La cosa più interessante di quella gara era che la prima gara dopo il Covid, quindi era bellissimo vedere cani nuovi, cani vecchi confermati, vecchi nel senso più grandi, nel senso che c'era una disparità, c'era una media di cani di 2 anni, quindi sono nati col Covid, dei cani di 4, dai 4 ai 5 in su, quindi da quel punto di vista vedi la vecchia guardia che si è difesa nel presente e la nuova che sta crescendo, è un sacco di cani giovani, mi è piaciuto un sacco, l'affluenza delle gare sta aumentando, quindi è bello, anche perché secondo me più cani fanno qualcosa, più cani fanno disciplina e vanno in gara, più c'è la cultura di quella disciplina lì, più c'è un mercato dietro quella disciplina, più c'è una moda in quella disciplina, quindi
di base girano soldi, ma non è tanto i soldi che io guadagno, gli altri guadagnano, è che tutti guadagniamo. Più cultura significa più qualità del lavoro, più qualità del lavoro significa le gare fatte più difficili, e quindi è bellissimo, è stupendo, è perfetto. Ok, la stessa cosa posso dire alla gara di Avigliana, andata sempre ben organizzata come l'altra, anche sono due club diversi. Gara ha un tema molto, era tipo tema supereroi Marvel, quindi era una cosa anche più peculiare, più facile da caratterizzare, o comunque molto variabile anche per quanti eroi della Marvel ci sono, cioè un'infinità. Bello il tema, bella la gara, quel campo lì è sempre stupenda da Avigliana, quindi da quel punto di vista si vede sempre un bel lavoro, una cosa bella. Io in queste gare qua ho portato di base il Bacci e io collaboro, per chi non lo sapesse, ma una cosa che non nascondo, con Diego Corradini della Scuola Delfino di provincia di Pistoia. Lavoriamo insieme ai cani e sono andati bene, benissimo, sono stato felice. Il signor Bacci si è difeso anche da Vigliana, anche se ha perso la difesa e quindi ha fatto meno 30, quindi ha fatto 160. Altrimenti sarebbe stato un 190 su 200, quindi anche lì molto buono. Il signor Diego con consorte ha fatto un buon punteggio ad Asti e ha vinto la categoria 2 con Mamba, e ha fatto un ottimo punteggio, è arrivato secondo con Ural in categoria 1, Etual di Moira si è comunque difesa molto bene, facendo un risultato pressoché identico, comunque molto simile, quindi ci si vede qualità, si vede costanza. Io non preparo di base con lì al 100%, però comunque sto dando una mano, medio, importante, diciamo importante, e parte del lavoro ho fatto anch'io, io reputo meno un 30%, anche se comunque, boh, parlando tu per tu potrebbe essere più con l'idea che sta andando bene, è un bel periodo. Il campo è pieno di cani che fanno mondiering, voglio andare in gara, poi che è lì per fare il Biaca, quindi diciamo fine dell'anno ci posso pensare. Periodo bello, non è la Golden Age, però bello, divertente, molto simpatico, molto frizzante, si rivedono un po' più le competitività, quelle sane, si vede molto più, diciamo, comparare e confrontarsi con persone più brave, si vedono cani lavorati molto bene, si vede ovviamente per statistica sono anche cani che vanno meno bene, però l'idea è che tutti sono impegnati, si è visto che nella pausa Covid, quindi campi chiusi e tutto quanto, c'è stato un miglioramento, comunque un mantenimento di una qualità per me alta. Statisticamente adesso non mi ricordo bene i numeri, ma comunque c'è un tasso di qualifica superiore al 2019, sì, quindi significa che le gare non erano banali, anzi erano medie, tendenti al difficile, e i punti ci sono stati, quindi al di là del principiante, del privato, del professionista, che sono andati bene. Questo mi piace tanto perché crea cultura, io sono sempre stato a favore della cultura perché la cultura porta conoscenza, la conoscenza porta cani lavorati meglio, cani lavorati meglio significa che si vince o comunque si fanno i punti, puoi anche non vincere ma se fai tantissimi punti comunque non sei scarso. Quella cosa lì è molto interessante, quella cosa lì è molto molto importante e crea una sorta di competitività a migliorarsi, ok? Quindi dal mio punto di vista, parlando di mondiering, è bello, bello, bello andare in gara, bello salutare le persone, bello confrontarsi, bello anche dal mio punto di vista, adesso Pike non ha ancora fatto una gara, quindi è più dietro le quinte, come prepari la gara, come ti confronti, chi chiede aiuto. Io adesso ho trovato il mio primo vero, passatemi il termine, guida all'esterno dell'Italia, e ci andrò una settimana in Francia a metà agosto, che quel personaggio è un personaggio brutale, nel senso buono e brutto del termine, però mi ha insegnato all'epoca, l'ho visto un annetto fa, molto molto forte, e grazie anche a questa persona. Sempre i cani di Diego, che poi lui dopo la gara di Vigliana è andato in Francia a fare altre gare, ha portato Mamba in 3, quello che è entrato 2, ha vinto la gara in categoria 3 con 381 punti, di cui 10 li ha persi solo per un falso richiamo, che il cane è andato da un'altra persona, quindi avrebbe fatto senza quello lì 391 davanti a persone di livello molto forti, e quella gara lì in Belgio era una gara di selezione per il Belgio, quindi non era così scontato. Sono molto contento per lui, sono molto contento anche perché lo zampino mio dietro c'è, anche se ovviamente ha lavorato anche con Rashid, e quindi da quel punto di vista ci può stare un discorso dove io solo ho dato una mano, anche perché non ho la minima esperienza di quell'uomo lì, anche se è interessante studiare, valutare e confrontarsi con una persona che, cioè, è quella proprio forte, purtroppo, mannaggia lui, quindi
si impara, si va avanti, si cerca di studiare e migliorare, si cerca di perfezionare, si cerca di avere un discorso più qualitativo, mantenendo comunque un entusiasmo molto alto per quanto riguarda le persone. Mi piace un sacco che altri campi stanno facendo iniziative atte a avvicinare le persone al mondo ring. Corsi, ma perché se entra una cultura tale è più facile per altre persone emergere, è più facile per altre persone essere stabili, è più facile per tutti crescere. E mi piace, anche perché sono completamente immerso in questo discorso e quindi sia nella crescita, sia nella conferma, sia nell'andare avanti, io comunque sono, faccio parte di tutte queste cose, nel senso che lo voglio fare, mi piacerebbe fare ed è per questo che poi investirò del tempo e quindi del denaro per andare a imparare. Però l'idea è che è divertente, è stimolante, anche se fai 6-7 ore di costume tutto insieme sei sempre molto contento, almeno io sono proprio contento e felice, motivato, vedo Pike crescere, vedo altri cani crescere, vedo cani che sono pronti per le gare, anche se sono a categoria 1, comunque il cane sta lavorando, quindi l'idea è che è bello, è bellissimo, è una cosa fantastica. E questa cosa fantastica si spera che adesso non ha niente di confermato, ci sia qualche gara a settembre, così facciamo un'altra botta. Qua cazzotti per andare in gara e vedere un po' la crescita anche degli altri cani, delle conferme, di tutto quello che potrebbe essere una carriera o comunque un anno lavorativo. Comunque questa è una stagione a tutti gli effetti, anche se partite in ritardo rispetto agli altri anni dal punto di vista di ovviamente senza Covid, quindi è interessante, molto interessante, anche perché dal punto di vista tecnico è come se avesse azzerato, perché i cani che erano buoni in tre comunque tendono ad essere più vecchi, ovviamente sono passati 2 anni, quindi non è che sono meno competitivi, però comunque hanno perso degli anni per me molto importanti. Dall'altra parte sono tutti i cani giovani che stanno emergendo, c'è un cane di Asti che porca miseria ha fatto tipo 4 gare in categoria 3, è un trago, cioè sia loro che Cristale che comunque il cane lì è un trago, quindi solo complimenti perché comunque hanno fatto veramente tante gare di fila per recuperare il tempo, giusto, e cazzo sono già in 3, il cane avrà forse 3 anni, cioè mani visibili ma basse, salute a voi perché è un ottimo lavoro, un ottimo risultato e comunque è sempre bello quando un italiano va bene in confronto, non dico all'Europa, al mondo perché non c'è stato un mondiale, ma che comunque si sa destreggiare e sa vincere, soprattutto non solo in Italia, non perché l'Italia sia meno importante, ma perché è giusto confrontarsi anche con altre persone e anche con altre realtà. Bellissimo periodo, mi piace, sono stanco morto sempre, se non lavoro striscio nel letto e dormo sottotono di sofferenze, no, nel senso che il caldo stanca tantissimo, lo di costume, si suda tantissimo e come potrebbe essere un martedì normale per me, adesso sto cercando di partire il più tardi possibile, ma non posso troppo tardi perché sennò non ho, cioè, dove finire veramente le 2 di notte, quindi si pensa, non so, fai conto che iniziamo alle 5, finiamo alle 10 e mezza, 11, sono comunque 6 ore di costume. Anche se siamo in più di uno, perché in totale siamo tutti, siamo in quattro figuranti, si corre, si fa, si dice, la mente dietro, più cani cucciu che stanno crescendo, cani di 2 o 3 anni che stanno confermandosi come lavoro, è bello, adesso a breve chiamerò altri figuranti esterni giusto per fare delle prove gare, è bello, veramente bello, è una cosa, quello che per me dovrebbe essere lo sport inteso come dalla preparazione dal cucciolo alla conferma del cane, alla crescita, al fatto che il cane possa andare in gara, non dico sorprese, però cani che forse su carta non erano ben visti perché non avevano un discorso finito dietro o di genetica o di lavoro, tutto quanto stanno migliorando, è bello, mi piace, volevo condividere con voi questi pensieri, volevo condividere con voi questo che sta succedendo, come sia appunto due chiacchiere che una domanda che potrei fare, come sta andando a voi, se fate mountaineering, fate altre gare, se avete lo stesso risultato, la stessa percezione del tempo a livello di gare, preparazione, tutto quanto, gli stage stanno diciamo, uscendo, quindi comunque c'è da respiro anche per quanto riguarda la tecnica, ci sono molte più realtà, io trovo che ci sia una ramificazione un po' più grande, ma adesso io tocco prevalentemente discipline da morso, però sto vedendo anche più stage di ricerca, sto vedendo più stage in generale di più professionisti che vengono chiamati in giro, quindi bello, e la mia percezione è che come qualità del tempo investito ci si sta tanto 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 impegnando, basti pensare che io normalmente lavoravo i miei cani 2 volte a settimana, 3 Pike, giusto perché ero più giovane, adesso di base finisco i miei clienti, non so, mattina, metà mattinata, che potrebbe essere le 10, 10 e mezza, faccio comunque un esercizio con uno, un esercizio con l'altro, tipo oggi abbiamo iniziato alle 6, abbiamo finito alle 9 qualcosa e sono stati un'altra oretta più o meno, 45-50 minuti.
comunque a lavorare i cani, è vero che ho fatto solo Benz, ma comunque sto facendo veramente tutti i giorni. Tocco piccole cose, miglioro. Poi per fortuna c'è Matteino, che non lo conoscesse, che si è trasferito dall'isola d'Elba per lavorare come imparare, e parlando di Mondellini, ma in generale in toto l'educatore, l'addestratore, quindi non sono solo, e questa cosa è una manna dal cielo, grazie Matteino, perché Matteino, lo chiamo Matteino non tanto perché sia piccolo, ma effettivamente è il più piccolo di età, ma perché c'è stato un momento che c'erano tre Matteo che giravano e bisogna diversificarli. Uno è mio padre, uno era Matteone, e uno è Mattino, piccolo di statura ed è più giovane, un anno di me. Quindi da quel punto di vista è figata, anche perché, tipo, non so, banalmente con Tex faccio le posizioni durante la marcia di GP, e lui mi dice sì, no, da dietro, perché come sono andate. Quindi io sto comodamente tagliando tutti gli aiuti, tipo ti giri, tipo minacci cane di morte, perché comunque avendo le spalle dietro è perfetto. E quando lui si prende il cane, si va tutto bene a gennaio, è doppiamente perfetto, perché lavoriamo col suo cane tutto il giorno. Immaginatevi lavorare poco tutti i giorni i cani, e fare questa cosa tutti i giorni sempre, è bellissimo, anche perché lui si sta formando come figurante, e quindi potrei far mordere molto più spesso Pike, come fa un po' più fresco. Perfetto. Questo è un periodo bello, mi piace un sacco. Spero che vada bene, spero che condividiate anche solo l'entusiasmo, perché è fighissimo. Veramente bello. Ma bellissimo. Troppo bello. Ciao a tutti.